La nostra vita è pienamente al sicuro nelle mani di Gesù e del Padre, che sono una cosa sola, un unico amore, un'unica misericordia rivelati una volta per sempre nel sacrificio della croce. Così Papa Francesco, prima della recita della Regina Coeli, rivolgendosi ai fedeli in Piazza San Pietro, dopo aver ordinato 11 nuovi sacerdoti nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il Pontefice si è soffermato sulla figura del buon pastore, che indica lo stretto rapporto che Gesù vuole stabilire con ciascuno di noi. Egli è la nostra guida, il nostro maestro, il nostro amico, il nostro modello, ma soprattutto il nostro salvatore. Ma nessuno può dirsi seguace di Gesù se non presta ascolto alla sua voce, un ascolto non superficiale ma coinvolgente, non solo dell'orecchio ma del cuore. Per questo non abbiamo più paura. La nostra vita è ormai salvata dalla perdizione. Niente e nessuno potrà strapparci dalle mani di Gesù, perché niente e nessuno può vincere il suo amore. L'amore di Gesù è invincibile. Il maligno, il grande nemico di Dio e delle sue creature, tenta in molti modi di strapparci la vita eterna, ma il maligno non può nulla se non siamo noi ad aprirgli le porte della nostra anima, seguendo le sue lusinghe ingannatrici.